Oddio, quando la foto ne ho fatto due, la foto al portiere che dice te la mando a te e tu gliela fai io. La sfida di oggi vedeva in campo il NED e il FC Luan, arrivati entrambi a disputare gli ottavi di finale. È stata una partita molto equilibrata, dove il NED ha condotto la gara per quasi tutto il tempo. Il primo tempo è terminato infatti 3-1 per il NED, grazie ad tre reti di Vassallo, oggi migliore in campo. Rispondeva il Luan, che nella ripresa è uscito fuori a denti stretti. È riuscito a rimontare la gara pareggiando con Giacalone. Sempre Giacalone è stato l'artefice del gol partita del 5-4 finale, che ha portato il Luan alla qualificazione ai quarti di finale. Microfoni all'inizio della gara, abbiamo sentito del NED il Mimmo Uzzo, bomber del NED, sentiamolo. Okay. Mimmo Uzzo. Buonasera. Buonasera ragazzi. Mimmo Uzzo, il NED SRL, allora in questo spareggio cosa prevedi? Cosa prevedo? Vediamo un po' di andare avanti in questo torneo, anche se è una squadra organizzata quella che andiamo a affrontare. Speriamo bene, dai. Abbiamo anche qualche rientro stasera. Ma ci credete, no? Ci crediamo, certo, se siamo qui ci crediamo, e come. Ok, certo. Bocca al lupo. Ciao ragazzi, a dopo, a dopo. L'FC Luan scendeva in campo invece con il nuovo inserimento di Calasciura, che ha fatto la differenza effettivamente in una gara molto equilibrata. Brancatello sempre a smistare i palloni con Bilello che metteva in rete. Alla fine Giacalone è stato determinante con questo gol che siglava la vittoria finale della squadra. Sentiamo i microfoni il portiere D'Antoni all'inizio della partita. Allora, oggi al quarto di finale la partita è decisiva, o si vince o si perde, o dentro o fuori. Cosa prevedi? Io spero soltanto che oggi vinciamo per qualificarci ai quarti di finale. Oggi abbiamo un giocatore molto forte che è Gaetano Calasciura, ed è entrato con noi in squadra. Abbiamo anche un giocatore che manca, che sarebbe Funzina. Oggi è assente. Speriamo di farcela, la squadra è in forma. Se noi passiamo per i quarti di finale, allora possiamo sperare di vincere qualche cosa. Me lo auguro. Quindi comunque avete una buona squadra, tutto sommato, e siete concentrati alla partita di stasera. Sì, siamo abbastanza concentrati tutta la settimana che pensavamo a questa partita. Ok, bocca al lupo allora. Luan ce l'ha fatta, vince di misura contro un Nedin dopo una partita veramente molto equilibrata. Allora, ho avuto qualche difficoltà in questa partita, sì, ho notato. Parecchie difficoltà, anche perché ho un piede malconcio e speriamo per giovedì. Infatti non dovevo neanche giocare. D'Antoni, la partita è stata molto equilibrata. Oggi impegnatissimo i due portieri. Onestamente non mi aspettavo che vincevamo. Alla fine ce l'avete fatta. Ce l'abbiamo fatta. Ma tu ogni partita secondo me non ce la fai. Scaramantico. Lo scaramantico. A posto, bravi ragazzi. Grazie. Ciao. Gianluca Giacalone, autore del pareggio e del gol vittoria, che ha permesso a Luan di arrivare adesso ai quarti finali. Allora, ve l'aspettavate? Sì. 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 Ci avete creduto fino alla fine. Sì, sono forte. Scusa, lo fa l'autografo. Dopo. Scusa. La prossima partita con la Castellana. Sono una partita difficile, però si va a rompere il culo a Pemperino. Che posso dire adesso? Questa di... la taglia, taglia. Da buon ex cosa prevedi? Vinceremo noi sicuramente. Allora, sarai convocato per la nazionale? Sì, sicuramente. Under 21 o Under 26? Perfetto, ok. Chiaramente c'è stata una bella...